giornalisti comunicatori di borghi d'Europa, la rete internazionale, sono alla ricerca degli inediti a San Vito al Tagliamento del buon e bello vivere. Abbiamo appena visitato il santuario della Madonna Rosa, no? Di Rosa, giusto, di Rosa, si chiede, Madonna di Rosa, e abbiamo fatto i percorsi della fede, però voi sapete bene che poi i pellegrini, i viandanti del gusto hanno bisogno di rifocillarsi un po', un buon gelato, un buon panino, una ristorazione, una pizza magari, cioè, così. Davanti qui c'è tutto. Qua c'è tutto, il percorso del gusto abbiamo tutto, quindi ci mettiamo anche rapidità nell'intervistare. Allora, Rosa Gelato. Gelato. Rosa Gelato, questo è un locale che è stato aperto 12 anni fa, okay, da signori che provengono dal bellunese, Valzolana. Sì, sì. E noi l'abbiamo rilevato tre anni fa l'abbiamo rilevato. Però anche voi provenivate da altre esperienze. Sì, 24 anni all'estero, a Vienna, sono stato tanti anni a Vienna e siamo in quattro persone che, certo, stiamo gestendo questo piccola realtà, che è una piccola realtà di qua. E tutto quanto quello che noi facciamo è di produzione nostra, chiaramente, tutto quanto. Quindi non ci sono taroccature. Non ci sono taroccature, è un'esperienza. Dopo è un bellissimo vivere anche qua, perché è una bellissima zona, devo dire. Sì, è ancora abbastanza tranquilla. Sì, 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 ci hanno accolto bene tutto quanto. Dopo il santuario dà proprio vita a tutto quanto il borgo qui, perché, certo, il santuario richiama tantissimi fedeli durante l'anno, insomma, ci sono tante occasioni. Quindi, oltre ai clienti locali, ci sono anche i pellegrini, come, certo, dicevo io. Tant'è che adesso, tra qui a poco, il 22 giugno, ci sarà qui un gruppo musicale che canterà proprio davanti al, sì, santuario. Quindi questo qua richiamerà tantissima gente, quindi è vivo il santuario. Ci sono sempre momenti, certo, certo, di vivacità e di partecipazione. È viva proprio. Raccontami un po' della vostra esperienza in Austria, com'è stata? Io penso una cosa, che qualsiasi cosa uno faccia all'estero va sempre bene, che sia come esperienza nostra così, certo, che io invito sempre i giovani ad andare all'estero per farsi delle esperienze, si aprono la mente, sì, è un'esperienza positiva, anche perché conoscere realtà diverse. Il Made in Italy è apprezzato, cioè apprezzato, insomma. Sì, il Made in Italy è apprezzato, sì, infatti noi portiamo qualcosa, però impariamo anche. Impariamo la civiltà, soprattutto al nord Europa. Il savoir-faire, il modo di stare nella vita. Certo. Ma certo, perché se uno conosce solamente questo tipo di realtà, è una realtà talmente piccola che, certo, dopo non riesci a comprendere, certo, veramente le problematiche di tutto il sistema Europa, certo, di tutto quanto, quindi è bene uscire fuori. Noi a Vienna abbiamo fatto un'esperienza per l'itinerario organizzato da noi sulle vie europee del caffè, e siamo andati nei caffè storici di Vienna, un'esperienza indimenticabile. Le caffetterie austriache. Con anche uno può entrare e leggersi i giornali, cioè una cosa incredibile. Loro vivono un'altra dimensione. Il caffè, il modo di vivere la caffetteria. Per esempio, più al sud vai, per esempio io non è che ho l'accento di qui, non sono, no, di qua, io sono. Dove sei a originario? Roma. A Roma. A Roma il caffè è vissuto, bevi e fuggi. Romano di Vienna. Romano che va a Vienna, no, origini, certo, sì, ho mia nonna, veneta, certo, quindi è di, certo, qua vicino. È vissuto in un'altra maniera, loro lo prendono come relax, hanno altri ritmi. Si sanno godere la vita. Sì, si sanno godere la vita anche noi perché, siamo sempre incazzati. Siamo. Ma anche perché hanno un sistema proprio efficiente e valido, che dà proprio la sicurezza a tutti quanti, certo, no? Dalla sicurezza, quindi loro partono già al mattino sicuri, che prendono la pensione un, certo, giorno. Non è un problema, da noi non si sa come andrà a finire. Da noi invece quando parti al mattino già non parti si sa un po' bene arrabbiato, come insomma è chiaro. Non ti chiedo niente perché sei appena tornato dalla banca, quindi voglio dire, scusa la battuta. Allora, vuoi ricordare i nomi di tutto lo staff? Cioè Andrea è il socio mio, okay, è il mio socio, dopo c'è mia sorella, Sara, c'è mia sorella e dopo c'è qui dietro la Valentina, sì, che in questo momento sta... Ci ha accolto con un bellissimo sorriso. È carina, sì, la Valentina, sì, è forte. E dopo ogni tanto ci dà una mano qualche ragazza, insomma... Così. Noi la prossima settimana ci vediamo per il gelato, adesso abbiamo parlato di semifreddi, però cominciamo il viaggio, poi in questi sei mesi in cui verremo sempre a San Vito e dintorni per documentare gli itinerari del bello e buon vivere, ci sarà sempre un monumento e il racconto del gusto. Tanto grazie di averci accolti e ci vediamo la prossima settimana. Perfetto, grazie a voi, a presto, ci vediamo, grazie, arrivederci.
anno europeo del cibo italiano ed anno europeo del patrimonio culturale. Siamo a San Vito al Tagliamento, stiamo facendo i percorsi della fede a Rosa, il santuario Madonna di Rosa. Il nome giusto. Sì. E gli andanti del gusto, dopo che sono andati però dentro a visitare la chiesa, vogliono rifocillarsi un tantino. Esatto. E quindi facciamo il percorso del gusto proprio vicino al santuario. Panificio Granzera. Fratelli Granzera e Cristian Granzera, tre generazioni. Noi siamo originari di Ormelle, provincia di Treviso, vicino d'Arzo, e nel 68 mio papà, la famiglia si era allargata ed è venuto a San Vito al Tagliamento prendendo il bar stazione, ma a lui non piaceva il bar, difatti ha cercato non era il suo mestiere, ha cercato immediatamente di trovare un lavoro da fornaio e quindi prima dall'antico forno di Trevisan e poi qui da Mariuz, che era Mariuz originario, e poi il signor Mariuz è andato in pensione e ha preso mio papà dal 1977 e siamo qui, poi il papà è andato in pensione, adesso ci sono i miei fratelli Cristian e Gianluca, che però lavorano come una volta, poche macchine, molta mano e intelligenza e passione per quello che fanno, per il pane artigianale, un'alimentazione sicuramente naturale, non magari bellissimo, ma buono. Sul bellissimo ci sarebbe da scrivere pagine intere sulle mode che ci sono adesso. E questo panificio esiste da tantissimi anni, direi che il negozietto lì davanti c'è dentro di tutto, veramente sì, ci sta tutto, piccolissimo, ci sta. Il negozietto ai tempi quando c'era il vecchio santuario, sì, era un ricovero per un bue e un asinello. Per il fabbisogno familiare. Esattamente. E quando c'è stato il bombardamento, sì, della prima storica, sì, santuario della Madonnina, il bue è rimasto dentro. L'asinello, che si dice che l'asino è ignorante, neanche un po', è riuscito a scappare e l'hanno trovato. Poi i soci, che erano i soci della latteria, hanno costruito il panificio, il forno, sì, e quindi è sempre stato panificio. E come si suol dire, si continua a battere saldo. A fare i fornai, insomma, come una. Quante la carta del pane, quanti pani fate la settimana? Tantissimi, perché ogni giorno cercano di variare perché la gente trovi la qualità di pane che piace di più. È molto integrale adesso, il grano saraceno, le fibre, i cereali, il 100% camut, il farro. E poi mio fratello, quello più piccolo, Cristian, fa anche i dolci, però solo dolci da forno. Dolci da forno, quindi strudel, sì, non pasticceria, diciamo. No, strudel, crostate, focacce, eccetera, eccetera. Poi c'è anche la pizza. Che facciamo noi, sempre con prodotti con freschi, non in polvere, uova, burro di latteria, eccetera, eccetera, farine selezionate, quelle più buone, il farro spelta, i camut, l'integrale italiano e il grano tenero italiano. Mi pare che usate anche mulini pordenonesi, mi pare. Sì, hanno anche, sì, e poi anche piccoli mulini, perché si riesce ad avere una farina più di qualità. Sì. A un prezzo più elevato, però più di qualità, ecco, questo è quanto. Tipologia di clienti, un po' di tutto, immagino. I clienti, allora, abbiamo i nostri clienti storici che sono diventati anziani e quindi li abbiamo visti sposarsi, crescere, adesso avere figli. Vengono i figli e i nipoti. Adesso vengono i figli e loro continuano, quindi sa, c'è anche un po' di familiarità, è rimasta la familiarità, un bel rapporto e si conosce la famiglia, si conoscono i ragazzi, si chiede come state, come non state, come così. Un dialogo, insomma. Un dialogo, è rimasto un po' il negozietto di nicchia di una volta, che adesso non c'è più. Il futuro? Futuro speriamo di continuare, che la Madonnina ci protegga per fare il nostro lavoro e per tirare su i nostri figli e di andare avanti il più possibile. Dubbi, non ho dubbio alcuno. Ripetiamo allora, panificio Granzera, via? Granzera, via Madonna di Rosa, numero 13 e San Vito al Tagliamento.
Grazie. Il santuario. Al prossimo appuntamento. Grazie, grazie a voi. I viandanti del gusto sono passati per il santuario di Rosa, della Madonna di Rosa e Gesù Misericordioso, in occasione dell'anno del patrimonio culturale 2018. Poi così, siccome i viandanti devono pur comprarsi il giornale, assaggiare un'ombra alla trattoria, andare magari a suggerirsi un gelato, anche un buon gelato alla Rosa. Quindi abbiamo fatto il percorso del gusto tra le attività, le piccole attività commerciali che sembra godono ancora di buona salute, proprio un po' diciamo così gli abitanti, un po' le persone che arrivano, poi insomma riescono ancora a fare un posto di passaggio, quindi va bene. La tabaccheria, la Madonna della tabaccheria la chiamo io, un po' di storia vostra qua. Noi siamo qua dal 1999, quasi 20 anni, sì. Ormai 20 anni. Come mai siete planati qua? Così ci piaceva come lavoro, abbiamo detto ma proviamo in due, abbiamo preso, siamo contenti insomma. E siamo diventati anche un punto di riferimento, no? Perché quando io la prima volta che sono venuto sono catapultato qua per avere un po' di informazioni, quindi tabaccheria, servizio, magazzino di lettura lo chiamo io, no? L'edicola, diciamo così. Che tipo di clientela? C'è amaco, c'è un po' di tutto. Giovani, bambini, anziani, donne, un po' di tutto. Aspetta che ci sono dei clienti. Dicevamo della clientela variegata, no? In realtà ormai le tabaccherie sono diventate anche un centro di servizi, o sbaglio? Sì, sì. C'è un po' di tutto, insomma. Voi date oltre i tabacchi un po' di cartoleria? Avete anche sì, il gioco del lotto, ricariche telefoniche, giocattoli, un po' di tutto, insomma, ecco, il giorno d'oggi. Poi il microfono spento mi diceva che questa è una zona di passaggio anche, quindi... Adesso un po' meno, prima passavano tanti più camion anche. Ah. Sì, dopo che ho fatto la rotonda, è stata fatta la rotonda, c'è un po' meno passaggio perché i mezzi pesanti non possono passare, certo. Non possono neanche fermarsi lì, che prima si fermavano, certo, ai lati della strada e... Niente, abbiamo perso quei clienti lì, i camionisti. Il suo nome così, perché la Madonna dei tabacchi, bisogna ricordare il nome. Mi chiamo Bagnarol Franca. Franca. Sì. Ed è aiutata da? Siamo due soci, Piero e Piero. Sì, Piero, che è quello che la prima volta ci ha dato tutte le indicazioni. Noi li abbiamo eletti un po' al posto dove quando dobbiamo sapere qualcosa veniamo a rompere le scatole qua. E i giocattoli anche, mi ero dimenticato. Sì, un po' di giocattoli, qualcosa si vende, un pochino, qua, certo, si vende un pochino di tutto. È un emporio con... Al giorno d'oggi sì, anche se dopo ci sono i supermercati che... Vabbè, quello purtroppo è una notazione, non possiamo... Adesso poi la concorrenza si è spostata fra di loro, chiudono anche loro, per cui voglio dire, è arrivata anche per loro... Adesso ne aprono un altro più avanti, quindi... Bene, proprio il massimo proprio della vita. Si trova di tutto. Di tutto e di più. San Vito al Tagliamento, ricordatevi della signora Franca, di fronte al santuario della Madonna di Rosa. Grazie a voi, al prossimo appuntamento. A voi. '18, anno europeo del patrimonio culturale ed anno del cibo italiano. Borghi d'Europa, la rete internazionale, sta realizzando 40 azioni, le chiamiamo noi in termini europei, no? Per scoprire territori italiani ed europei di particolare significato. Uno degli itinerari che ci eravamo proposti di fare quest'anno, e ci siamo arrivati, era tutta la zona di Cividare del Friuli, la terra dei Longobardi. A dire il vero, però, bisogna raccontarla tutta bene, lo stimolo per partire è venuto da un episodio assolutamente particolare. Eravamo al Mulino Zoratto a Codroipo, uno degli unici mulini che batte lo stoccafisso, ancora il baccalà, diciamo, no? E per farci assaggiare qualcosa, dice, guarda, ti faccio assaggiare io un vino, va bene, là della zona di Cividare del Friuli. Mi dà questo bianco friulano buonissimo, no? E scopro l'azienda agricola in cui siamo adesso, vero Germano? Di pure allora come si chiama e un po' di storia. Allora, l'azienda si chiama dal 1995, si chiama l'azienda agricola La Sclusa. La Sclusa. Storicamente noi apparteniamo alla famiglia Zorzetic che si è stabilita
si è stabilita proprio su questa... Ha occupato le colline, dai, la battuta. No, dai. No, ma, certo. Ma diciamo è frutto di tanto, no, frutto di tanto lavoro. Certo, certo. Comunque il mio bisnonno, mi piace ricordare questo, visto che parliamo, certo, di storia, storia, il mio bisnonno è arrivato proprio in questa azienda, in questa casa, nel 1896, e lì ha cominciato chiaramente come mezzadro a coltivare la terra, seguito anche dai figli che a sua volta era mio nonno, e poi siamo alla quinta generazione. Spero tra poco anche sesta, perché abbiamo messo in cantiere qualcosa. Okay. No? E quindi stiamo ormai un'azienda storica di questo territorio. E poi la famiglia Zorzetti naturalmente si è allargata con altre aziende. Noi siamo rimasti qui nella casa padronale, che nel frattempo da mezzadri siamo passati a proprietari, come normalmente nel secolo scorso fa parte della rivoluzione. Molti dalle nostre parti c'era l'affitto e dopo diventavano proprietari. Chiaro, sì, cioè, sì. Questa è stata la... Sì, vabbè, sì, c'erano parecchi metodi, sì, no? Di certo, coltivazione, certo, del terreno, di metodi diversi, dei rapporti con i proprietari, certo, proprio veri e propri. Quindi abbiamo continuato a coltivare la terra. Da mezzadre chiaramente la storia dice che si coltivava un po' di tutto, c'era un po' di zootecnia, un po' di viticoltura. Era integrata. Negli anni 90 la zootecnia ha lasciato il posto alla viticoltura, che nel frattempo aveva preso piede, e quindi ci siamo specializzati solamente nel settore vitivinicolo, che negli anni 70 ha decisamente cambiato marcia. Nel 1995 abbiamo ritenuto anche di dare un nome diverso all'azienda, appunto, giustamente per è nata la sclusa, appunto, per distinguere dalle altre famiglie. Papagino ha lasciato a tre fratelli. Sì, noi siamo in tre fratelli, io sono Germano, c'è Maurizio e c'è Luciano. Abbiamo sempre lavorato assieme, attualmente stiamo lavorando assieme con, diciamo, buona armonia, assolutamente, diciamo, buona armonia e buon risultato. Questo è soprattutto importante, la buona armonia, fondamentale. Ma non solo, dietro di noi ci stanno seguendo anche i figli e i nipoti, e quindi abbiamo dato l'impostazione familiare iniziale ha continuato anche in tutti questi anni, e credo che sia il punto di forza di ogni, non solo della nostra, ma anche di ogni azienda, che in questi momenti di difficoltà, soprattutto della situazione economica generale, credo che la famiglia abbia dato sicuramente dei risultati decisamente importanti, ed è diventata proprio un baluardo dell'economia, non solo della nostra azienda, ma credo un po' di tutta, certo, l'economia italiana. Poi qua vicino avete aperto anche un agriturismo. Allora, abbiamo sempre avuto, oltre a produrre vini, abbiamo sempre così, visto che abitiamo in un territorio che noi lo riteniamo, ma credo splendido, non solo da noi, riteniamo splendido. All'inizio degli anni 2000 abbiamo pensato anche di fare un locale adibito all'ospitalità, e quindi ci siamo attrezzati, come si dice, di un bed and breakfast, che è sulle colline di Gramogliano, di Corno di Rosazzo, il quale in questo momento sta facendo anche la differenza, ci sta facendo la differenza sul territorio, perché quando si parla di servizi è chiaro che bisogna dare servizi il più possibile professionali. Ecco, riteniamo di essere in grado di fare anche questo con un discreto successo. Si chiama Corte San Biagio. Corte San Biagio. Siccome i maschi sono impegnati nel vino, le femmine si occupano, possono darsi da fare, quello è il loro territorio, diciamo, da fare, no? Il loro territorio. Al di là delle battute, sta funzionando molto bene sul territorio, ci sono parecchi di questi bed and breakfast, ci sono diventati un punto di riferimento per il territorio, ma soprattutto per gli ospiti che abbiamo l'onore di ospitare. Sia a livello italiano che a livello europeo, perché poi alla fine abbiamo una clientela internazionale, olandese, certo. Diamo un'occhiata
La prima intervista era chiaramente una presentazione, avremo modo poi nel corso dei sei mesi in cui si svilupperà il progetto informativo di parlare dei vini in maniera con calma, però io direi diamo un po' una pennellata di spiegazione di quali sono le scelte enoiche dell'azienda. Chiaro, l'azienda ha chiaramente ha fatto delle scelte negli anni passati, abbiamo raccolto un'eredità dove anche le varietà erano molteplici vista la richiesta. Ci stiamo specializzando verso produzioni che possono essere, chiamiamole, uniche sul territorio. Certo. Innanzitutto si è fatto la scelta di optare per i vini bianchi. Chiaramente ormai il Friuli Venezia Giulia a livello internazionale è riconosciuto per i vini bianchi. Volenti o nolenti, diciamo, è quindi, questo. Quindi siamo, diciamo, anche orgogliosi almeno di rappresentare un tipo di prodotto che ci specializza anche noi, certo, dal punto di vista, certo, proprio della produzione. Produzione che è di sicuro passata... non producete prosecco. No. Mi scusi la battuta. No, mi scusi. No, ma non è. No, dai, era ovviamente una battuta. Anche perché sì, no, ma siamo su un territorio dove si può produrre anche prosecco. Volendo sì. Però le scelte sono state fatte dell'azienda, sono altre. Certo. Cioè, noi produciamo ormai il 70% dei vini bianchi che vengono commercializzati, come dicevo prima, ormai, certo, sui mercati internazionali. Veniamo riconosciuti come buoni produttori, come buoni produttori. Visto che sono arrivato qua grazie al vino, ecco, la qualità del vino, quindi meglio di così. Vede che è un buon ambasciatore. Certo, un buon ambasciatore. No? E soprattutto il friulano, sì, diciamo, quindi, l'unico che... è la chicca proprio. La l'unico chicca. Perché ha fatto la storia del territorio e ha fatto e sta facendo la storia della nostra azienda. Certo. C'è stato così qualche momento anche di difficoltà, sappiamo che ha cambiato il nome, quindi, ma insomma, dobbiamo dire solo grazie ai politici italiani che ci hanno difeso molto bene, ma lasciamo stare, non voglio divagare. Sono cose che purtroppo, diciamo, che succedono. Noi dobbiamo soltanto cercare di raccogliere e mettere una pezza, certo, ad eventuali mancanze che ci sono state, perché comunque noi produciamo il vino, dobbiamo venderlo e certo, quindi raddoppieremo gli sforzi per poterlo farlo conoscere, ma il compito nostro è, certo, quello di, certo, salvaguardare un certo prodotto che fa parte della storia della nostra regione. Dicevo, sì, 70% quindi di bianchi, autoctoni come il friulano e la ribolla gialla, internazionali come Pinot Grigio e Sauvignon. Okay. Visto che mi ha nominato il Prosecco, noi riteniamo di avere un prodotto che sia assolutamente all'altezza, se non superiore, al Prosecco, che è la ribolla gialla, che in questi anni sta prendendo sicuramente un po' di piede, e all'occorrenza facciamo la versione spumante, proprio la ribolla gialla, quindi valorizziamo un prodotto autoctono nostro, tipico delle nostre colline. Non dimentichiamoci che la ribolla gialla DOC ferma si può fare soltanto sulle colline del Friuli Venezia, certo, Giulia, quindi, certo, Colio e Colli Orientali, e questo per noi è un motivo di orgoglio. Certo. Ecco, noi partiremo con questa intervista all'azienda agricola La Sclusa, partono quindi questi sei mesi di percorso di informazione internazionale in cui, oltre a far conoscere ai giornalisti e ai comunicatori questo territorio benedetto, con la particolare chiave del gusto, però, quindi non sostituendoci ad altre realtà che invece coinvolgeremo per quanto riguarda la storia, l'ambiente e la cultura. 20 trasmissioni televisive, 400-500 articoli online e sui giornali, soprattutto fuori del Friuli, perché noi non siamo qua per fare orticello locale, siamo qua per raccontare queste splendide terre, soprattutto al di fuori, diciamo così, negli altri paesi europei e nelle altre realtà. Ecco, questo ci piace, che poi questa iniziativa sia partita non da alchimie politiche, no? o trattative di chirosativa, ma da una semplice degustazione del friulano della Spluga. È vero, della Sclusa. Noi siamo partiti, grazie, veramente da questo per riscoprire il territorio di Cividale. Una volta tanto il buon vino è, come ha detto Germano, un buon ambasciatore per i nostri territori. Ci fa piacere essere, diciamo, protagonisti per un progetto così ambizioso, certo, e sicuramente, diciamo, siamo qui per dare una mano e, grazie, valorizzare assieme questo territorio. Adesso dopo andiamo su a Corte San Biagio perché vogliamo mostrarla ai nostri telespettatori. È una chicca anche questa.
Grazie. Dopo la splendida visione di una panoramica nel territorio, siamo sempre con Germano Zorzettig a Corte San Biagio, l'agriturismo Corte San Biagio. Un po' di storia di questo posto magnifico. Beh, come ho accennato prima, l'azienda La Scruso si è dotata, diciamo così, anche di un settore per l'ospitalità. E questo è un vecchio rustico degli inizi del 1800 che abbiamo acquistato, per la verità, non da molti anni, nell'inizio degli anni 2000. L'abbiamo acquistato anche per incrementare il patrimonio vitivinicolo dell'azienda. Tutte le viti che sono qui intorno sono di proprietà, l'azienda esclusa. Sì, sì, le vigneti che sono qui intorno sono di proprietà. E poi c'era questo rustico che, per la verità, era abbastanza così ridotto, male, diciamo, fatiscente, no? E quindi abbiamo approfittato appunto per sistemare, poter ospitare la gente, quindi ci siamo dotati di 7 camere più di un mini appartamento, quindi c'è la possibilità di ospitare da 15-18 persone. Sta lavorando molto bene, siamo molto tante presenze anche stranieri, mi dicevi? Soprattutto stranieri, soprattutto questo è il periodo in cui gli austriaci cominciano a muoversi e chiaramente abbiamo delle ordinazioni, ma ormai abbiamo ordinazioni fino a settembre, quindi siamo molto soddisfatti, anche perché riteniamo di aver fatto un bellissimo lavoro. Altra cosa volevo dirti, filologicamente il recupero di sassi, cioè veramente. Chiaramente la struttura era fatta di sassi e quindi dove abbiamo potuto sassi e legno, certo. E quindi dove abbiamo potuto abbiamo recuperato tutti i sassi, tutto il legno, materiali originali, che danno, diciamo, materiali, certo, che danno sicuramente un calore diverso rispetto a una struttura, certo, nuova, certo. Gli ospiti apprezzano moltissimo questo e chiaramente ci chiedono proprio anche, oltre come abbiamo fatto, ma la storia di questa, è una curiosità che viene da sé, voglio dire. Sì, perché oltretutto siamo come vedete magari dalle immagini. Corno di Rosazzo qua, no? Qui Corno di Rosazzo, località Gramogliano. È proprio la parte vitata e storica del comune di Corno di Rosazzo, sempre nei colli orientali del Friuli, certo. Questo ci tengo a precisarlo. Prima eravamo in comune di Cividale, che, sì, è forse la nostra capitale, certo, dei colli, certo, orientali, certo. Però Corno di Rosazzo è un altro fiore all'occhiello del consorzio e del territorio dei colli orientali del Friuli. C'è da ricordare che Corno di Rosazzo, incluso anche nei percorsi della fede delle vie delle Abbazie, che parte da Sesto a Regana, passa per di qua e termina a Moggio Udinese. Quindi voglio dire, avremo modo di occuparci anche dell'abbazia, diciamo. Anche di questo, perché ho sentito appunto parlare di questi percorsi con, certo, amici che stanno facendo questo percorso, esatto, che sono soddisfattissimi, i percorsi della fede. È uno dei temi che seguiamo proprio noi come Borghi d'Europa. Bene, intanto grazie per questa cavalcata veloce, ma però intanto abbiamo dato l'idea. Grazie. E ai, grazie, prossimi appuntamenti. Grazie a voi che ci avete dato la possibilità di, certo, poter così presentare tutti, certo, i nostri prodotti, e quindi grazie. Adesso abbiamo altri 6 appuntamenti da mettere in cantina una volta al mese fino a dicembre. Va bene, grazie. Noi siamo qui presenti sul territorio, se c'è bisogno diamo sicuramente la nostra disponibilità. Grazie.